Il press release di Berto è questo. Molti pensano che Berto sia Umberto. E invece no. Pensammo di chiamare così lo show perché il proprietario del primo locale che ci ospitò non riusciva a ricordare o pronunciare il nome di Umberto per intero durante le trattative per il locale. E così capimmo che per i tedeschi la parola Berto era facile da memorizzare. Poi Berto ricorda Berlin. Per me personalmente Berto è il nome del simbolo e il nostro simbolo è il bidet, che è questo qui, che non è una, sembra quasi essere una bandiera filo fascista, filo nazista. È quasi, però abbiamo preso l'area della svastica e abbiamo conteggiato l'area del bidet e combaciano. Cioè, quindi noi abbiamo l'area della svastica è esattamente la stessa area del bidet. Grazie pubblico. Allora, volevo anche ricordare che lo spettacolo è riservato a italiani. Se non avete capito un cazzo fino a questo momento, non siete italiani. Se siete qui e non parlate italiano, alzate la mano. How many non-Italians are here? 1, 2, 3. One, no, don't raise your hand twice. Okay. Quindi tu sei italiana o no? Greca. Sei greca, però sì. Ovviamente una faccia, una razza. Vecchi tempi, siamo noi, grande impero. E poi ci sono loro due, sono, you are infiltrated, you have an Italian jacket, right? Sei tedesca. Tedesca cosa? This is our night for revenge. And... you think this is a comedy show? This is a small political group who is trying to fuck things up once again against the real enemy. Okay, thank you. You are a German. Thank you very much for contributing to your own self-annihilation. And then we have... Chips. Tapirubirucci, bocci, bobo. Tapirubirucci, bocci, bobo. Tapirubirucci.